presidente di Odivino Nuovo Dono, che gestisce, ha realizzato una casa per 5 persone disabili gravi a Pavia. Sono felicissimo perché con questa manifestazione, questa sera, siamo riusciti, tramite gli amici Mauro e Filippo, a avere una donazione importante che appunto serve per i nostri ragazzi, per portare avanti i nostri discorsi di solidarietà e di gestione della casa. Una grande serata di solidarietà, di amicizia e di condivisione. Abbiamo presentato il nostro libro Fare impresa senza libretto di istruzioni con un gruppo di amici imprenditori molto importante. Abbiamo scritto questo libro perché volevamo raccontare la nostra esperienza individuale di imprenditore, di allenatore di impresa per quanto riguarda l'esperienza dell'Aberto, l'esperienza di Mauro come allenatore di impresa. Lo volevamo fare con un libro, ma volevamo fare non solo un libro da vendere e da distribuire, anche se ci faceva molto piacere distribuirlo a tante persone per raccontarci, però abbiamo pensato subito che potevamo dare una mano degli amici e quindi abbiamo pensato che poteva essere ancora più bello questo progetto. E i proventi del libro sono donati tutti quanti all'associazione di Massimo. Abbiamo staccato il primo assegno, prima piccola soddisfazione insieme a tanti amici per le vendite incredibili di questo libro che abbiamo fatto, e l'abbiamo fatto insieme a Massimo. Questa è una serata bellissima.